capobastone, Agagagagra. Allora, barili di merda, siamo qui per presentare un gioco davvero massiccio, massello e super potente. Siamo qua su Science Combat e come potete vedere dal logo c'è Science Combat super interessante. Guardate, leggete qua, super interessante. Il gioco stesso vi dice che è interessante. Allora, di cosa si tratta? Un picchiaduro 2D che presenta praticamente tutte le migliori menti dell'umanità. Quindi abbiamo Albert Einstein, Charles Darwin, il naturalista che vi dice che deriviamo dalle scimmie, quindi voi siete delle scimmie con l'AIDS. Poi abbiamo Nikola Tesla, quello che ha fatto gli esperimenti con la corrente elettrica. Abbiamo il famosissimo Isaac Newton, quello della teoria della gravità con la mela. E poi qui vi dovete inginocchiare e fargli un bocchino col culo, perché c'è Stephen Hawking, il cosmologo più famoso del mondo, che ha inventato praticamente tutto, ha indovinato tutto il pianeta. Questo è Pitagora, il filosofo greco. Marie Curie, chimica, che questa non è molto famosa, insieme al suo amichetto matematico Alan Turing, ma comunque hanno anche loro fatto la loro dose di scoperte, di invenzioni, mica da ridere, anche queste due. Proviamo Nikola Tesla come primo personaggio, perché è overpower, questo è veramente potente, un personaggio mitico. Adesso vi faccio vedere le armi che ha. Questo può usare un fucile elettrico che neanche su Fallout lo trovate. Vedete, c'è il Tesla Coil con la combinazione di comandi W e praticamente sono i due comandi per picchiare, leggero e forte. Vedete, possiamo fare il Tesla Coil oppure il raggio della morte. Adesso andiamo a vedere, ogni personaggio ha la sua, andiamo a vedere un po' come si evolve questo gioco, com'è. È praticamente, e voilà, picchiaduro 2D come ce n'erano tanti negli anni 80 e 90, perché quello era l'anno in cui i migliori giochi sono usciti dal pianeta, anni 80 e 90. Allora vediamo come Tesla giochi molto sulla corrente elettrica, mentre Charles Darwin, tra poco vi farò vedere alcune sue mosse, vedete, si può trasformare in una scimmia, poi in un ominide, fino a diventare umano, per ovviamente indicare tutta l'evoluzione umana, no? Hanno fatto anche questo gioco. Voi dovete capire una cosa, questo gioco non è fatto da un grande publisher, da un grande software house o chissà che. È un gruppo di persone, o addirittura uno, non ho ben capito, che hanno fatto questo gioco da soli. E quindi dovete capire che non è perfetto, però è veramente bello. Veramente interessante, bello e stupendo. Cos'è questo gioco? È un browser game. Non c'è niente da scaricare, è un browser game. Vi ripeto la cosa, è un browser game. Quindi è totale, è veramente bello. Adesso proviamo Alan Turing contro Isaac Newton, così vi faccio vedere delle mosse veramente spettacolari, perché qua c'è da vedere soprattutto Isaac Newton cosa fa. Allora, Isaac Newton ovviamente ha scoperto la gravità con una mela in testa, si dice, no? Comunque ha visto una mela cadere, quindi ha il potere di far cadere le mele dal cielo, guardate, guardate adesso una mossa, pum, picchia per terra e cade la mela. Ha il prisma, perché lui ha fatto tanti lavori con il prisma, e poi ha anche il binocolo, che sarebbe quello per vedere le stelle, che adesso non mi viene in mente, il telescopio, ecco, ha il piccolo telescopio, ovviamente non quelli professionali che abbiamo noi, e quindi, e queste sono le armi di Isaac Newton, quindi Isaac Newton è fatto veramente bene. Allora, un'altra cosa, è un browser game, è vero, però usa la scheda video del vostro PC per funzionare, quindi dovete attivare la WebGL per giocarci, altrimenti vi dà l'errore. Se avete Firefox c'è una guida a prova di coglioni e handicappati, quindi ci mettete praticamente 2 minuti, basta aprire una linea di comando di Firefox e l'attivate. Nel caso trovate degli errori, avete capito che quella è la storia da fare, bisogna attivare WebGL. Adesso vi faccio vedere il torneo, se riesco, perché qua bisogna vedere un po', non l'ho mai fatto, vediamo. Ecco, ok, sei incantato, a posto, sei incantato, vediamo qua, ok, a posto. Vedete, mi ha dato errore WebGL, perché ogni tanto crasha, e vabbè, pazienza. Ve lo vedete voi, cliccate sul link in descrizione e andatevene a fare in culo. Tanti like per Capobastone, Agagagagra.